Buon San Silvestro a tutti, vi provo velocemente a riepilogare l'anno appena trascorso. Punti chiave, a gennaio quella gran ghigliottinara della Boldrini ha permesso quell'enorme regalo alle banche, mettendo insieme il decreto IMU e Banca Italia. Il movimento aveva chiesto di scorporarlo in modo da votare in maniera differente, ma loro fanno così ed è bene che voi lo sappiate. Ed è iniziata l'annata nel miglior modo possibile, grazie a questa gran ghigliottinara della Boldrini. Febbraio è il famoso mese dell'Enrico stai sereno. Enrico stai sereno, non andrò mai al governo senza elezioni. Beh, Matteo Donascimento parte alla grande con le sue bugie. A marzo, sempre il mentitore seriale che è Renzi, inizia con le slide, sei tweet, no? E comincia a dire una marea di bugie agli italiani, supportato anche dalle TV e dai giornali, ma poi potete controllare i risultati. Andate a vedere quello che diceva a marzo dell'anno scorso. Aprile è il mese della marchetta elettorale degli 80 euro, che ha dato ad alcuni italiani e poi si è ripreso con numerosi interessi, poi vedremo nella stabilità che disastro ha combinato questo qui. Intanto noi come Movimento 5 Stelle nel mese di aprile abbiamo ottenuto l'8 per 1000 da destinare all'edilizia scolastica, Renzi invece ha ottenuto una cosa molto importante, la riduzione di pena per lo scambio di voto politico-mafioso, quindi un aiutino agli amici, chiamiamolo così. A maggio, non contento di questo regalo per lo scambio di voto politico-mafioso, ha reso non punibile il riciclaggio di denaro sporco con le slot machine. Intanto scoppia lo scandalo Expo e ci sono tutti i partiti dentro, ovviamente tranne i cittadini del movimento. Il movimento invece che fa mentre questi aiutano i delinquenti? Scrive insieme ai cittadini una legge elettorale online. Per la prima volta nella storia avviene un qualcosa del genere. Giugno Galan va ai domiciliari, però Galan è presidente della commissione cultura a tutt'oggi, pensate un po' che paese. Mentre scoppia lo scandalo Mose e si avvicina a quello di Mafia Capitale, Renzi che fa? Blocca la legge anticorruzione in Senato con la complicità di quello Schifani qualsiasi che possiamo chiamare il presidente, così possiamo chiamare il presidente Grasso. Luglio. Movimento 5 Stelle presenta un DDL per abolire Equitalia. Renzi invece che fa? Va dal delinquente Berlusconi e si accorda sulla legge elettorale. Agosto, il presidente Grasso, lo Schifani qualunque, tocca il fondo e pur di far approvare il DDL Boschi, quello sulla riforma costituzionale, stralcia il regolamento. Il governo va sotto più volte con i voti segreti, non permette più di votare segreti, insomma si inventa di tutto. La Finocchiaro definisce abominevole questa riforma, però si inginocchia anche lei. A settembre c'è la stangata di Renzi sulle bollette del gas e dell'elettricità e c'è la proroga delle missioni militari. Invece il Movimento 5 Stelle propone la finanziaria buona e nella finanziaria buona taglia ben 2 miliardi alle spese militari. Ottobre. Mentre il Movimento 5 Stelle si confronta con i cittadini al Circo Massimo, Renzi comincia a prendere insulti e uova ovunque, iniziano anche le contestazioni di piazza e presenta la legge di stabilità, chiamata in gergo il marchettificio per eccellenza. Annuncia, sempre con la complicità di TV e giornali, che taglia 18 miliardi di tasse. Non è vero, in verità ce ne appioppa la bellezza di 39. Novembre, il Movimento 5 Stelle riesce a far compensare le cartelle Equitalia a coloro che hanno crediti con le PA, riesce anche a far risparmiare 32 milioni di euro tagliando gli affitti d'oro alla Camera, riesce anche a tenere a casa Violante, garante del PD e di Berlusconi alla Corte Costituzionale. Fai leggere Zaccaria, scelto dai cittadini online. Incredibile, anche qui. Renzi intanto fa la marchetta più grande, quella dello sblocca Italia, un regalo ai petrolieri, un disastro per tutti i cittadini italiani e per la propria salute. Dicembre 2014, il gran finale, Mafia Capitale, coinvolti tutti ovviamente, tranne noi. Renzi annuncia lotta alla corruzione, mi viene da ridere. Il procuratore antimafia, Franco Roberti, dice che quella della proposta del Movimento 5 Stelle è quella buona, quella di Renzi è di facciata, è fuffa. Confcommercio, scusate, dichiara: primo anno di Renzi disastroso, sparite 260 imprese al giorno.
Intanto il Movimento 5 Stelle presenta il reddito di cittadinanza. Pensate, l'Italia ha 780 euro al mese per 3 anni per ben 9 milioni di cittadini. I soldi ci sono per aiutare le persone, facciamolo. Il Movimento 5 Stelle, oltre il reddito di cittadinanza, inizia la raccolta firme per il referendum consultivo sull'euro, come promesso. E inoltre propone un'aliquota unica al 5% per i primi 5 anni di attività. Renzi affossa tutto e regala il Job Act alle multinazionali che necessitano di schiavi e che ringraziano questo pagliaccio al governo. Sarà un 2015 molto duro, ma con voi sempre più informati io non ho dubbi. Noi ce la faremo. Buon anno.